Buongiorno! Chi parla è Massimo Bonazzelli e questa è un'altra puntata del podcast Triquilibrium. L'argomento di oggi parte dalla seguente domanda. Meglio lo scarico attivo o il riposo completo? Riguardo lo scarico c'è veramente, veramente tanta confusione. Addirittura c'è una confusione di terminologia. Quindi prima chiariamo questo. Lo scarico non è il giorno di riposo. Ovvero, se la mia programmazione ruota attorno a 4 allenamenti settimanali, supponiamo lunedì, martedì, mercoledì pausa, giovedì e venerdì, il mercoledì non è un giorno di scarico, è il giorno di riposo. Non è lo scarico è, chiariamolo, un astenersi dall'allenamento tradizionale per 4/14 giorni. La durata è variabile ed è proprio lo stabilire la durata dello scarico che fa bravo il trainer, perché sono tutti più o meno capaci di fare un allenamento massacrante, ma in pochi sono in grado di dire all'atleta quando e per quanto fermarsi prima che questo vada in sovrallenamento e o eventualmente si infortuni. La bravura del preparatore sta nel fermare l'atleta che vorrebbe sempre fare di più e fare di più perché bisogna fare di più. L'allenatore dice no, tu devi fare solo le cose giuste perché se sai cosa fare la via è più veloce e richiede meno attività e devi anche saperti fermare perché lo scarico è importante tanto quanto l'allenamento, non è un luogo comune, è veramente così. Nella definizione di scarico ho detto sospensione dall'allenamento tradizionale, perché? Perché questo poi si riconduce alla domanda, ovvero scarico attivo o riposo completo? Prima di vedere quando e quanto, vediamo che distaccarsi dall'attività tradizionale è uno scarico, ma prevede anche che io possa fare qualche altra attività, purché sia uno stimolo non allenante tanto quanto quello che normalmente faccio. Ovvero, supponiamo che io sia un canottiere, quindi sono di buona forma cardiovascolare, una buona forza muscolare, tanta resistenza, per me uno scarico attivo non così stressante quanto i miei allenamenti tradizionali potrebbe tranquillamente essere fare le passeggiate in montagna, perché sono andato in vacanza, mi sto rilassando, sono all'aria aperta, sono con la mia famiglia, mi piace fare le passeggiate, stiamo bene insieme, non abbiamo nessuna pretesa di fare tempi o di fare chissà quanti chilometri, sono comunque attivo perché facendo passeggiate in montagna sono comunque più attivo della popolazione media, però per me non è stressante né dal punto di vista della fatica né dal punto di vista mentale, quindi è una buona forma di recupero attivo. Questo è lo scarico attivo. Il riposo completo non credo neanche che esista in natura, onestamente, perché significherebbe non correre dietro ai propri figli, non pensare a niente, rilassare anche la testa, perché lo stress è percepito anche a livello mentale, per il nostro cervello non c'è nessuna differenza tra quello che facciamo e quello che pensiamo. Queste due informazioni vengono rielaborate dal nostro ipotalamo, che poi produce una risposta sia dal punto di vista endocrino, quindi ormonale, che dal punto di vista del sistema nervoso autonomo, quindi la regolazione del battito cardiaco, della frequenza respiratoria, eccetera, eccetera. Ricollegandoci un attimo alle passeggiate in montagna, che per me sarebbero una forma di scarico attivo corretta, probabilmente non lo sarebbero per un bodybuilder, perché la sua massa muscolare, che lo porta ad essere molto più pesante di me, il fatto che ha una forma cardiovascolare sicuramente ridotta rispetto a uno che fa canottaggio, farebbe sì che una passeggiata in montagna diventi uno stimolo troppo pesante, anche se fisicamente magari può farsela, ma mentalmente è tutto diverso da quello che lui è abituato a fare. Il bodybuilder è abituato a sforzi abbastanza intensi che durano massimo un minuto, poi c'è la pausa, poi c'è un altro sforzo abbastanza intenso che dura anch'esso massimo un minuto e così via, il tutto protratto per 45 minuti, un'ora. Una passeggiata in montagna, in salita soprattutto, può durare tranquillamente anche 2 ore senza particolari pause, in un ambiente all'aperto dove c'è anche il sole, mentre in palestra il bodybuilder è in un ambiente controllato, con temperatura controllata, eccetera, eccetera. Quindi uno stimolo talmente diverso che costituisce un allenamento esso stesso. A quel punto si dice sì,
posso farlo, ma non lo considero come scarico, lo considero un allenamento cardiovascolare diverso da inserire magari in un contesto di definizione, in un contesto dietetico particolare, però non è uno scarico attivo, è un allenamento vero e proprio. Tant'è che se il bodybuilder fa passeggiate in montagna per tutta la settimana della sua vacanza, lui si troverà migliorato. Ogni volta dirà: ho fatto meno fatica, sono stato meglio, adesso ci metto meno tempo per fare lo stesso giro, eccetera, eccetera, proprio perché è un allenamento. Mentre se io faccio la mia passeggiata in montagna con la mia famiglia senza obiettivi, non ottengo nessun miglioramento dal punto di vista della forma cardiovascolare. Mantengo quello che già ho, che già è più che sufficiente per fare le passeggiate in montagna. Un ultimo esempio che tengo a fare è quello del crossfitter che prende il nuoto come scarico attivo. Fa un duplice errore in questo caso, perché uno mette il nuoto nel giorno di riposo, che abbiamo detto non essere un periodo di scarico, perché è un giorno di riposo, quindi è già un allenamento. Due, il crossfitter non ha una fisicità tendenzialmente adatta al nuoto, perché ha tanta densità muscolare e poca massa grassa, quindi assolutamente non idonea al galleggiamento, e non sa neanche nuotare tanto bene solitamente. Però siccome nelle gare di crossfit il nuoto c'è, ovviamente vuole prepararsi anche nel nuoto, ma questo è corretto, solo che non va preso come uno scarico attivo, anche perché non sapere nuotare da adulti, avere un fisico che non galleggia bene, già è uno stress enorme. Ci troviamo in un ambiente che non è il nostro, perché siamo nell'acqua, non siamo sulla terraferma. È tutto più difficile. Possiamo respirare solo quando tiriamo la testa fuori dall'acqua, non possiamo respirare quando vogliamo. La respirazione è al contrario, cioè butto fuori dal naso e inspiro con la bocca. Il crossfitter è abituato all'alta intensità a respirare un po' sempre, in modo quasi incontrollato. Questo è un errore, però il crossfitter medio fa questo errore. Non a caso gli educhiamo a respirare come prima cosa. Però nel nuoto questo non è possibile, e questo è un ulteriore stress, il fatto di non poter respirare quando vogliamo nonostante percepiamo l'intensità alta. Non si può prendere questo tipo di stimolo come un recupero attivo. È un allenamento addirittura più stressante degli altri, quindi è un allenamento a tutti gli effetti. E qui l'abilità di chi fa la programmazione, ovvero introdurre il nuoto sì, previa capacità di farlo, quindi una breve ma importantissima istruzione fuori dall'acqua su come respirare, su quando respirare e su come comportarsi per migliorare il galleggiamento. Dopodiché introdurre il nuoto nella programmazione, ma fin quando l'atleta non è un nuotatore abile che si sente al sicuro nell'acqua, non in pericolo, non si può considerare come scarico attivo. Nuoto uguale allenamento per il crossfit. Il contrario sarebbe se uno ha fatto nuoto per 20 anni, ovviamente. Se uno ha fatto nuoto per 20 anni, dice: vado a fare 1 chilometro in vasca in tranquillità, benissimo, quello è uno scarico attivo, anche se sei un crossfitter. Prima di vedere l'ultima importante forma di scarico, facciamo un breve riepilogo. Abbiamo visto che lo scarico completo praticamente non è possibile farlo ai giorni nostri, perché dovremmo disconnettersi dalla realtà al 100%. Non si può fare, quindi tanto vale che mettiamo in moto il nostro corpo in modo diverso, in uno scarico attivo che ci consenta di accelerare i processi di rigenerazione, sia perché manteniamo l'appetito e quindi mangiamo, introduciamo più nutrienti, sia perché il sangue circola più rapidamente se ci muoviamo rispetto a quando ci stiamo fermi. Abbiamo visto che lo scarico attivo, per essere tale, deve essere uno stimolo inferiore a quello che normalmente sosteniamo in caso di allenamento. Abbiamo visto anche che l'errore principale nella scelta di uno scarico attivo è quella di prendere un'attività talmente diversa da quella a cui siamo abituati da considerarsi addirittura uno stress maggiore rispetto a quello che normalmente sosteniamo in allenamento. Adesso vediamo un'altra forma di scarico attivo che si chiama tapering. Cos'è il tapering? Il tapering è una forma di scarico attivo che si fa prima di un evento, che potrebbe essere o una competizione o un giorno in cui voglio stabilire un traguardo personale nel mio massimale, cosa so, nel mio miglior tempo sui 2000 metri di vogatore o sui 10 km di corsa o il mio massimale di squat. Il tapering
è uno scarico attivo che, a differenza dell'altro, è il contrario. Lo scarico attivo tradizionale, io scelgo un'attività totalmente diversa con uno stimolo allenante minore, qua scelgo la stessa attività dove poi andrò a misurarmi, riduco sensibilmente il volume totale dell'allenamento, ma mantengo l'intensità pari a quella della gara. In questo modo mantengo il mio sistema nervoso e i miei muscoli abituati all'intensità che poi dovranno sostenere in gara, quindi non avrò l'impatto del partire da zero di nuovo, ma avrò comunque recuperato perché il volume di lavoro sarà sensibilmente ridotto. Questa è una forma molto difficile da programmare, perché si rischia di eccedere e quindi di non effettuare lo scarico vero e proprio e arrivare in gara stanchi, però fa veramente tanto la differenza. Il metodo Triquilibrium, essendo al 100% personalizzato, fa la differenza anche sotto questo aspetto, nella programmazione dello scarico attivo e del tapering. Un atleta è veramente seguito passo passo sotto tutti gli aspetti, dall'appoggio del piede alla postura di base, all'applicazione degli schemi motori corretti, alla gestione delle energie in allenamento e in fase di scarico e di tapering. E ovviamente l'atleta viene seguito anche in fase di gara per quanto riguarda strategia, gestione delle energie e gestione dello stress. Abbiamo tanti modelli di respirazione idonei a gestire bene lo stress e i metabolismi. Quindi tutti gli aspetti della competizione sono curati dal metodo Triquilibrium. Come fare per iniziare? Basta scrivere alla pagina www.triquilibrium.com o contattare Triquilibrium direttamente dai profili social Facebook e Instagram. Mi pare di avervi dato abbastanza spunti di riflessione, quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro!